Lei regina è capitata abbastanza regolarmente per vedere il principe Harry e Meghan Markle quando vivevano a Windsor perché era preoccupata per quanto fossero infelici e instabili, ha detto un esperto reale. Il corrispondente di Express Royal Richard Palmer ha detto che Pandora Forsyth, la conduttrice di Royal Roundup, era preoccupata per i reali appena sposati quando vivevano nel Regno Unito. In mezzo a una tempesta mediatica e relazioni sempre più ostili con il pubblico britannico, la regina abbastanza regolarmente ha fatto visita a suo nipote e alla signora Markle per assicurarsi che stessero bene, ha affermato Palmer. Arriva quando il principe Harry ha ricevuto nuove critiche per il suo discorso di apertura all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite lunedì, e la coppia si prepara al rilascio di una nuova biografia di Tom Bauer che descrive in dettaglio l'amara separazione della coppia dalla famiglia reale. Il signor Palmer ha detto, so che quando i Sussex vivevano a Windsor, la regina veniva a vederli abbastanza regolarmente. Era preoccupata per quanto fossero infelici e turbati. Punto. Quindi, a un certo punto mi è stato detto che sarebbe andata in giro a vederli per assicurarsi che stessero bene. La signora Forsyth ha detto, e il fatto che anche loro si siano spostati, ora, non può esattamente fare un salto per una tazza di tè. Nell'ultimo giro di critiche ai Sussex, il principe Harry ha ricevuto disprezzo per aver parlato contro la Costituzione degli Stati Uniti durante il suo discorso a New York in occasione della giornata internazionale di Nelson Mandela. Il principe britannico ha messo in guardia dal revocare i diritti costituzionali in un insulto alla Corte Suprema per il loro recente ribaltamento di Roe v. Wade. In precedenza, durante il Royal Roundup, il signor Palmer ha affermato che il duca era diventato una figura divisiva negli Stati Uniti e che lui e la signora Markle avevano ottenuto il sostegno della gente durante il discorso. Arriva mentre il biografo Tom Bauer si prepara a pubblicare il suo nuovo libro, intitolato La vendetta, Meghan, Harry e la guerra tra i Windsor, che sembra destinato a scatenare una tempesta mediatica. Stay